Terra Verde Gourmet, Terra Verde Gourmet, oggi siamo in una zona vicino a Cardè, vicino a Cardè, l'azienda agricola Cascina Croce, ma alcune parole su Cardè. Cardè, questa pianura che abbiamo vissuto, che abbiamo visto, questi 258 metri, questi 1100 qualche abitante, e qui nella zona di Bargi, Moretta, Revello, Saluzzo, Villafranca, Piemonte, sono i suoi paesi confinanti. E proprio il paese è situato proprio a 12 km a nord di Saluzzo e dista forse 50 km da Cuneo. Ecco, quindi siamo proprio nel cuore di quella provincia da amare e da scoprire. E Cardè, la sua storia era Bosco di Cardesio, di Cardetto di Cardea. Il poleonimo proviene evidentemente dalle condizioni del terreno incolto, prevalentemente caratterizzato da rovi e cardi selvatici. Cardea era quindi il nome della selva, della selva. La zona rimase sotto l'influenza del Marchesato di Saluzzo, poi il Ducato di Savoia. E nel curiosità che abbiamo già raccontato, ma la sottolineiamo ancora, nel 1706 nei pressi del fiume Po avvenne una scaramuccia tra truppe francesi e piemontesi conosciuta come la Battaglia di Cardè, nel quale Vittorio Amedeo II di Savoia riuscì a sfuggire alla cattura. E Cardè, questo Bosco di Cardesio, di Cardetto di Cardè, il poleonimo proviene evidentemente dalle condizioni del terreno incolto, prevalentemente caratterizzato da rovi e cardi selvatici. Cardè si trova vicino a Saluzzo, nella zona nord del Marchesato di Saluzzo, e poi si trova a una cinquantina di chilometri da Cuneo. Ha vissuto sotto il Marchesato di Saluzzo, la dominazione sotto il Ducato di Savoia, e è sempre nota, è sempre bello ricordare quella battaglia lungo il fiume di Cardè, che fu nota, quella scaramuccia tra truppe francesi e piemontesi, nota come la Battaglia di Cardè. Ma noi oggi ci incamminiamo verso quell'azienda agricola Cascina Crocia. E siamo giunti a Cardè, qui vicino, proprio verso Torre San Giorgio, sulla strada di Torre San Giorgio, c'è proprio la Cascina Crocia. La Cascina Crocia, vedete questi piccoli anche ricordi, queste testimonianze di fede del Monviso alle nostre spalle. La Cascina Crocia si occupa da sempre dell'allevamento di bovini e coltivazione di cereali e foraggi. E incontriamo la famiglia di queste cascine d'un tempo, ma che sono quelle eccellenze che il gourmet vuole sempre conoscere. Iniziamo a vivere la tua esperienza qui in questa Cascina Croce. Cascina Croce è importante proprio vedere tanto la tradizione di famiglia, queste cascine d'un tempo, ma proprio col Monviso, che ci bacia alle nostre spalle, addirittura le montagne tutte innevate. Questi vitellini che vediamo, è bellissimo questo proprio a ragion di camera che sta mangiando il suo fieno. Ecco, qui sono quelli di. Questi sono vitelli prima dello svezzamento ancora, quindi nella loro fase iniziale del ciclo, dagli da 0 a 5-6 mesi che poi verranno svezzati e destinati per la fase di ingrasso In un i altro. maschi e le femmine invece alcune verranno destinate alla rimonta Sì. per creare future fattrici e una Future fattrici. parte all'ingrasso anche loro. All'ingrasso, quindi ecco, questi sono i vitellini da cui parte tutto, praticamente Esatto, parte sì. tutto. La tua peculiarità dell'azienda è, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, la vendita al dettaglio, cioè quella Esatto. carne buona che arriva proprio sulle famiglie, sui tavoli delle famiglie. Questo è fondamentale. Quindi Cascina Crocia consegna nelle famiglie quella carne di bontà. In un'altra stalla di attenzione, perché queste aziende sono aziende curate, aziende di attenzione, aziende con tutte le certificazioni necessarie. In questo però guardiamo quello in fondo di Prato Verde con queste mucche, che bellezza. Ecco qui, Emilio, di cosa si tratta? Queste sono mucche importanti, mi verrebbe da dire, no? Sono mucche. Queste sono le fattrici,
sono tutte pluripara in questo gruppo, quindi sono animali che hanno dai 3-4 anni in poi, che sono gli animali destinati a produrre i vitelli che poi ingrasseremo. I vitellini, quindi quelli dove noi siamo partiti di là, piccoli, arrivano da queste fattrici. Esatto. Viviamole insieme in questo cammino di bellezza, proprio per arrivare poi in quei prati dove qui in ogni stagione gli animali pascolano, mangiano la loro erba, la loro genuino aspetto alla naturalità. Ecco, questo è importante perché fa proprio capire come è un po' questo che Torre Verde Gourmet deve evidenziare, cioè proprio l'eccellenza, l'eccellenza, l'eccellenza della qualità. E vedete queste mucche, tutte certificate, tutte controllate, ma sono, come diceva, anni e sono quelle fattrici. E questa è una bellezza importantissima. Io provo a disturbarle mentre mangiano, ma loro si ritirano e dicono: noi vogliamo continuare a mangiare il nostro fieno in tranquillità. E guardate la bellezza. E qui si arriva in quel mondo aperto dove i prati d'intorno. Ecco, una parola su questo. La tua azienda è circondata da questi prati verdi dove tu poi d'estate o in primavera li lasci libere e loro vivono il loro momento di bellezza. Come vediamo nelle immagini, girano, sono tranquilli al pascolo, sembrano dei quadri dipinti. Esatto, sì. Adesso nella stagione invernale sono confinate in stalla, ma non appena la stagione estiva lo consenta, inizieremo a pascolare nei prati che abbiamo intorno all'azienda. E qui, Miglio, questi vedo qui tutte le scritte sulla nostra mucca che si avvicina anche lei. E tutti questi collari che ci sono, tutte queste indicazioni sono certificazioni, ma sono anche monitorare lo stato di salute dell'animale. Esattamente, le marche auricolari che vediamo alle orecchie sono la loro targa, la loro matricola, diciamo, per identificarle nei loro percorsi dal punto di vista anagrafico nella banca dati nazionale. E invece, i collari che hanno servono per monitorare sia lo stato di salute che per evidenziare i calori e quindi andarle a fecondare nel momento giusto per poi avere il vitello. Addirittura, quindi proprio momenti di simbiosi, ma ripeto, ancora proprio dinanzi a noi nella naturalità, cioè queste immagini di natura, la tecnologia, il controllo dell'animale, ma sempre in un ambiente di naturalità e di bontà e di gusto, perché poi la carne e su quei tavoli meravigliosi dove Emilio e i suoi collaboratori vanno e consegnano quasi a chilometro zero quella bontà nel gusto che c'è e vive in questa pianura, in questo mondo del nostro Piemonte. E qui Emilio con la piccola, con la famiglia, mi dice: questo Claudio è il toro, questo guardate è il toro, e che mi spiegava Emilio dopo alcuni anni viene sostituito proprio perché poi potrebbe addirittura anche entrare in una fase di cattività, ma vedete la forza di questo toro che si identifica davvero, e lui, grazie a lui, quanti vitellini e quanti buona carne. Qui Miglio, che bellezza, sembra proprio l'antica stalla, qui ecco proprio l'immagine anche di profondità che vedremo, ma queste che mucche sono? Mi sembra che siano quasi da dire una via di mezzo. No? Questi sono i vitelloni pronti per il macello, questi sono tutti maschi in questa stalla, sono animali che hanno 12-13 mesi circa, e questi che vediamo qui nell'ultimo box sono quelli più maturi che saranno macellati a breve. A breve. E queste stalle, queste sono proprio la storia della cascina. Sì, questa stalla qui è la stalla più vecchia, la parte più vecchia, probabilmente oltre 200 anni. E quindi è un po' il cuore da cui è partito l'allevamento già secoli fa. La storia nei secoli, nei tramandi, ma camminiamo proprio un cammino proprio in questa storia del gusto, dell'alimentazione, ma anche proprio di quel
nella custodia di quei valori di un tempo dove l'animale era davvero l'essenza del vivere delle famiglie. E qui a me viene da prendere questo fiene dire, ma loro cosa mangiano questi vitelli? Immagino con tutti questi prati attorno, ma vedo qui del fieno, ecco, cosa mangiano? Perché qui anche l'alimentazione per il vitello e poi quel gusto finale. Assolutamente, per il lavoro che facciamo noi l'alimentazione è fondamentale. L'alimentazione dei vitelloni che abbiamo visto sono... è principalmente basata su fieno di prato stabile e farina di mais, che costituiscono la parte principale della dieta dei nostri animali. E qui Emilio, grazie perché è un'eccellenza di gusto, ma viviamo anche nella consegna, nelle immagini della consegna dei tuoi clienti che ricevono il pacco di carne, ricevono la consegna delle carni che desiderano avere. Ma ecco il macello, ma poi una parola importante dicendo grazie e dicendoci un ciao grande a questa eccellenza del gusto della nostra terra, ma questa carne va a chilometro zero, vuol dire le famiglie sono, è un sorriso del gusto perché mangiano una carne di qualità. Esatto, noi con i nostri animali ci facciamo, non avendo un negozio, ci facciamo fare la lavorazione certo, e la consegnate, e la consegniamo noi direttamente a domicilio o dove il cliente ce lo richiede. Ed è un mondo che io credo cresce perché la gente oggi, la qualità, pensare che da una cascina così, da questi amici vitellini che stanno mangiando, abbiamo visto la piccolina che li portava al mangime, ma ecco, quindi qui c'è l'eccellenza e la qualità, la garanzia, e quasi dire io sono una carne sicura, sono una buona carne. Esatto, noi da parte nostra cerchiamo di dare il meglio sia sullo stato di salute degli animali che dal punto di vista dell'alimentazione, per avere un prodotto eccellente, ricercato e che possa essere apprezzato dai consumatori. I consumatori che sono in Piemonte, magari non solo. Sì, noi la parte, diciamo, di vendita diretta che seguiamo si basa principalmente sulle province di Cuneo e Torino. Invece la maggior parte degli animali che abbiamo visto, che alleviamo, vengono venduti anche attraverso altri canali, una cooperativa di cui siamo soci, e vanno nelle macellerie di tutta Italia. Questo è molto importante, e allora noi diciamo grazie al gusto che c'è in ogni passo. E allora da Cascina Crosia, qui da Cardea, in questa pianura meravigliosa del nostro Piemonte, noi ci salutiamo e diamo appuntamento a un altro momento del gusto.